questo non lo so. C'è da dire che ultimamente gli episodi ci vengono tutti contro. Che se io devo analizzare bene tutta la partita, sul rigore ci sta l'espulsione. Quindi lì già è stato il primo errore. Poi quello che mi rode di più sono stati i 5 minuti di recupero, perché non c'era un senso dare 5 minuti di recupero, perché ci sono stati solo 3 cambi, 2 da parte nostra e 1 da parte loro nel secondo tempo. Quindi 5 minuti sono tanti, pareggiare dopo il quinto minuto ancora di più, specie se poi un difensore subisce il fallo e non viene neanche fischiato. Però, come ho già detto, dobbiamo essere più forti di queste cose. Ma non è che lo può fare nelle ultime giornate. Il Grosseto è a 3 punti dai playoff, non è che è tanto distante. Quindi noi dobbiamo essere bravi a cercare di allungare o restare con la stessa distanza da loro. Il problema è che di solito ora sono più squadre che entrano nei playoff, però il problema è che quando si arriva nei playoff, anche chi arriva nona o ottava, poi è dura da battere, specie quando si gioca in casa e si chiude. Io sono del parere, ora dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste 3 partite per poter programmare nella sosta e nella giornata di riposo una preparazione basata per i playoff, con l'augurio di fare più punti possibili in queste 3 partite per centrare l'obiettivo. Ma io, come ho già detto, domenica mi sono piaciuti tutti, quindi non vado sul singolo, perché se mi parlate del singolo non vi rispondo. Perché noi siamo una squadra che giochiamo da gruppo, non abbiamo il singolo che ci fa la differenza. Il singolo che fa la differenza lo può avere il Benevento, lo può avere il Frosinone, lo può avere lo stesso Perugia. Perché era da gennaio che non giocava titolare, ti aspettava un giochino, insomma ha fatto una prestazione più che sufficiente, insomma, infatti ti ho chiesto apposta questa cosa. Ma ha fatto una buona partita come gli altri. Se io devo valutare quello che fanno tutti, io direi che hanno fatto una buona prestazione tutti. Giovinco ha fatto bene. Poi, come avevo già detto, sui terreni buoni i trequartisti inizieranno a giocare. Ve l'avevo già accennato in passato, ve lo ridico ancora, perché sui campi asciutti i trequarti sono quelli che ti possono inventare la giocata. Quindi bisogna farlo rendere al meglio. Poi è normale, a un quarto d'ora dalla fine è normale che chi ha giocato meno possono avere problemi di crampi. Domenica ne avevamo tanti, non avevamo i campi giusti per alcuni ruoli, non ce li avevamo in panchina e ne abbiamo sofferto, neanche sofferto, che alla fine ha fatto gol su un fallo, rimpallo, quindi non si è neanche sofferto più di tanto. Adesso come adesso, sinceramente, quello che mi spaventa di più è quello di cercare di recuperare i miei, perché in alcuni ruoli sono senza cambi, senza. Io sono venuto per giocare in un modo, mi sono dovuto adeguare a quello che avevo. Abbiamo preso un calciatore per farci fare la differenza e si è fatto male. Non posso giocare col modulo che volevo, mi sono adeguato a quelli che ho. Stanno facendo bene perché rendono bene anche così. Però è normale, quando non si raccoglie quello che uno vuole, poi un po' di rammarico rimane. Guarda, io ho fatto una mia valutazione. Noi su alcune occasioni abbiamo subito per inesperienza su alcune cose. Perché domenica il 2-2 è stato un gol, direi un gol d'esperienza per quanto riguarda loro, perché è stato bravo Evako a fare fallo, a spostare col Danico, furbo, c'era il fallo e hanno fatto gol. A Pontedera ha fatto gol su, non dico neanche un'ingenuità, perché lì alla fine è stato bravo anche chi è andato a saltare, però non siamo stati bravi a contrastarlo. Con l'Aquila ci siamo allenati un giorno in quella settimana, c'avevo tanti elementi anche con la febbre, ne ho dovute togliere 3, ne erano rimasti 2 in campo con la febbre. Abbiamo fatto un bellissimo primo tempo e un secondo tempo dove siamo calati nettamente. E lì il pari direi che è stato anche il risultato più giusto. Domenica è stata un'ingiustizia, perché
uno volendo dice avete fatto 2-2, vuol dire che qualche errore l'avete fatto. Se io guardo la partita, oltre i 2 gol, loro non sono mai arrivati in area di rigore per farci male. Quindi ad Ascoli uno dice sì, non abbiamo fatto una grande prestazione, però loro hanno fatto una punizione, un rigore e un colpo di testa in 94 minuti. Colpo di testa dove ha parato Prevedel nel primo tempo. Noi abbiamo avuto 7 occasioni da gol, ne abbiamo fatto uno. Lì direi che è stata mancanza di attenzione e concentrazione per quanto riguarda quel tipo di partita, perché non è stata, diciamo, è stata una partita dove secondo me è stata presa anche un po' sotto gamba. Può darsi anche l'assenza del tecnico in panchina è pesata. Ora per fortuna che domenica rientro, non vorrei che fosse così, perché non bisogna stargli 90 minuti attaccata alla riga lì all'ingresso del campo e urlare e strillare, che una volta che durante la settimana si prepara, poi devono fare quello che viene preparato durante la settimana in campo. Se devo stare sempre lì a rimproverare, a chiamare, a fare, vuol dire che non si va tanto avanti. Non so se un 4-4-2. Io direi che è tutto da valutare perché i 2 attaccanti e la mezza punta giocheranno sicuro. Poi non so se un 4-3-3, un 3-4-3, non lo so. Di sicuro quelli che giocheranno davanti saranno sicuramente 2 attaccanti e 3 quarti. Quelli giocheranno sicuro. Poi gli altri addietro giocheremo o a 3 o a 4, quindi l'unica certezza ce l'ho davanti che giocano quei 3.